Bentornati di Vini Divine sul mio canale. Oggi ci occupiamo della lettura della settimana entrante dal 26 settembre al 2 di ottobre. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano nella stesa per darci precisamente quali sono le energie sia per il femminile che per il maschile, ovviamente senza separazione, mi preme dirlo, per la settimana appunto entrante. Come sempre vi invito a mettere mi piace al mio video, chi ancora non mi segue può seguirmi e cliccare sulla campanella per essere aggiornata e chi vuole approfondire il suo viaggio mi può contattare alla mail che trovate in descrizione. Per sostenere il canale con una libera donazione potete trovare l'indirizzo PayPal proprio per appunto sostenere e dare un piccolo contributo a questo canale. Allora, mettiamo le energie del momento, energia in atto, situazione attuale, energia in atto, evoluzione maschile. Situazione attuale, energia in atto, evoluzione del femminile. Allora, vediamo un po', sì, dovrebbero, tanto le metto un po' più che si vedano, ok? Allora, vediamo un attimo che cosa sta per accadere. Settimana entrante, ovviamente senza rigidità, quindi potrebbero essere anche già situazioni che si verificano già adesso e si potrebbero verificare ovviamente anche per qualche giorno in là. Ecco, non dobbiamo essere così schematici, lo dico sempre perché è importante. L'energia non si può inscatolare, indicativamente, diciamo. Allora, vediamo un po'. Allora, qua intanto la stampante che va, non vi preoccupate se sentite rumore. Allora, qua. Ok. Vediamo un po', abbiamo visto che moltissime di voi fiamme mi stanno contattando per situazioni di cambiamenti saturnini, qua c'è karma che si scioglie, situazioni ancora da affrontare, tante mi stanno confermando che sono tornate in unione, quindi mi raccomando, qua ci sono energie che ovviamente dipendono proprio dal viaggio di ognuno, non bisogna essere proprio troppo schematici neanche in questo, perché sapete che ognuno ha il suo viaggio, ovviamente questo energie generali. Poi, ovviamente, chi vuole approfondire può contattarmi e allora si può andare a vedere proprio la situazione personale e vedere un po' quali sono i blocchi, quali sono le evoluzioni, quali possono essere le situazioni del momento, anche dal punto di vista astrologico. Vi ricordo che possiamo anche approfondire proprio l'obiettivo di incarnazione non solo personale nella lettura del tema natale, ma anche l'obiettivo di incarnazione della coppia. Quindi, insomma, sono cose tutte che possono dare una mano. Senza però creare troppe aspettative, troppo controllo, questo lo dico sempre. Allora, vediamo un po', stavo pensando se aggiungere, piuttosto aggiungo dopo, vediamo un po' il maschile come è messo. Ok, il maschile sta per cominciare una nuova situazione, abbiamo visto che comincia proprio la comprensione profonda di quello che lo lega alla fiamma, ci sono delle illuminazioni, tanti sono entrati in contatto proprio con il concetto di fiamma gemella, alcuni non sanno il termine ma hanno compreso tutto e adesso sono pronti per il nuovo viaggio, proprio per cominciare qualcosa di meraviglioso, assolutamente in risonanza con quella che è la spiritualità e il risveglio. Qua c'è un risveglio assoluto che porta a nuovi inizi, a situazioni di anche decisione. Quando dice siamo pronti, essere pronti, vuol dire che si è compreso, il risveglio porta a delle conoscenze, a delle consapevolezze che ovviamente creano situazioni di azione e decisioni. Quindi situazione veramente incredibilmente importante per il nostro maschile. E c'è la salvezza, la liberazione da quello che è il cammino del passato. Quindi c'è proprio la liberazione piena dal passato e anche dal giudizio degli altri. Qua c'è veramente la liberazione da tutto quello che è l'altro. Tutte le persone che ci stanno intorno, che prima magari andavano a giudicare il viaggio di fiamma. Ora chi se ne importa più, che cosa volete, dite. E ovviamente, chiaramente, presuppone ancora un pochino di aggiustamento, ci sono ancora energie che potrebbero venire fuori e tirare ancora fuori un po' di emozioni contrastanti, però è necessario andare nell'equilibrio. Perfetto. E attenzione, qua c'è modelli mentali. Allora, in questo momento però mi stanno dicendo che
Attenzione, non è una carta negativa perché mi sta dicendo che questo, grazie ai passi del destino e alla disponibilità del maschile, questi modelli mentali si stanno concludendo. Sono rigidità, razionalità che non sono più accettate, non sono più strutturate, anzi sono destrutturate perché il destino le ha portate a conclusione e il maschile ha lavorato su questo perché non è solo l'energia che porta a conclusione, ma ci vuole proprio l'azione concreta del maschile e il maschile c'è, l'ha fatto, si è liberato dagli schemi e adesso questi schemi sono portati a termine e comincia una nuova situazione completamente in assonanza con quello che è il vedere oltre, però vivendolo su questo piano. La saggezza dello sciamano che alla sua morte si incarna nel giaguaro ci sta dicendo che c'è proprio la massima espansione spirituale umana incarnata nella massima espressione animale, quindi c'è proprio il senso dei due mondi che si incontrano e creano un nuovo inizio. E allora questa sarà l'evoluzione, l'unione sacra che comincia ad essere portata nella materia assolutamente fuori da quelli che sono i limiti dei confini, degli schemi, delle credenze umane. Quindi c'è veramente qua un qualcosa che viene portato al di là. Assolutamente spirito e materia si incontrano in una nuova situazione e in un rapporto solido, concreto e duraturo. E qua c'è veramente l'evoluzione che unisce le fiamme. Comincia, allora non vuol dire che in una settimana comincia tutto e c'è la coppia, ma è l'energia che sta agendo in questa settimana. In questa settimana si getteranno le basi per fare tutto questo. E pensate che è un qualcosa di eccezionale, eh? E infatti qua mi sta dicendo che viene completato tutto il percorso karmico e l'energia viene portata a termine, quella che è l'energia della solitudine. Ormai viene illuminata questa paura e quindi viene portata alla luce quella che è l'ultima delle ferite che ancora ostacolava ed è proprio quella della solitudine. E a questo punto si può cominciare qualcosa di nuovo, solido, duraturo, alla luce del mondo. Perché la decima casa, oltretutto, è un inizio, ma la decima casa astrologica ci parla proprio del ruolo agli occhi del mondo. Quindi qua c'è qualcosa che viene riconosciuto agli occhi del mondo. Pensate che maschile meraviglioso sta facendo i progressi in questo momento, eh? Quindi vediamo un po'. La magia, sì, sta cominciando la magia perché c'è la trasformazione. Questo, le farfalle sono proprio il simbolo della trasformazione. Allora, il femminile, vediamo un po'. Eh sì, il femminile ha raggiunto il suo equilibrio, la calma, la tranquillità, ha avuto le sue risposte. La vita e l'anima ovviamente ha manifestato le sue risposte, i suoi perché. E quindi adesso è proprio alta nella sua comprensione, alta nella sua energia vitale e anche qui c'è proprio il senso dell'unione tra lo spirito e la materia, proprio perché c'è l'anima, il rapace, che però è un'aquila che va alle vette più alte, quindi qua c'è proprio il senso di unione, di equilibrio. E il femminile ha ripulito, quindi adesso è pronto, proprio pulita dalle energie negative, è pronta per cominciare il suo viaggio. Vediamo un po', eh sì, c'è la, questa l'abbiamo già svelata. Allora, c'è la co-creazione, anche qui il femminile e il maschile. E moltissimi femminili mi stanno contattando in questo momento dicendo che stanno ritrovando proprio il loro equilibrio interiore. Finalmente hanno equilibrato il loro maschile, la loro capacità di capire che cosa vogliono e metterlo in pratica senza alcuna, diciamo, come si dice, senza alcun condizionamento, senza, diciamo, squilibri. Perché effettivamente si sono resi conto che il lavoro grosso è stato fatto, le ferite si sono dileguate in un certo senso. Non saremo mai del tutto guariti perché sennò saremmo già spiriti, però ovviamente abbiamo quest'unione che si materializza nella. Diciamo che è una sorta, il femminile sta sperimentando una sorta di manifestazione equilibrata in ogni sua parte di vita. Quindi qualsiasi cosa della sua vita si sta mettendo a posto. Tutti gli ambiti della sua esistenza stanno trovando il loro posto. Finalmente si stanno incastrando da soli perché c'è l'equilibrio, quindi c'è l'energia che e va al suo posto. Quello che si è sempre desiderato in un certo senso trova
come dire, la sua manifestazione, la sua raccolta, quindi c'è proprio il senso del raccoglitore e della liberazione da tutti i pesi, da tutte le catene. Quindi c'è veramente la sperimentazione di una quiete, di una pace, di un equilibrio in tutta la parte della propria vita. E infatti c'è il completamento, la manifestazione di un nuovo inizio e sentirà il femminile che c'è proprio in atto tutto quello che tutto quello che ha sempre desiderato, ci sarà il completamento, comincerà e ci sarà proprio un'evoluzione sempre più rapida. Qua c'è la via della bellezza, si manifesta la bellezza, l'armonia e l'unione e si manifesta anche la conclusione di situazioni appunto che non servono più. Di immaturità si passa a un livello superiore. Qua mi sta dicendo che la prova di iniziazione è stata superata, perché qua mi sta dicendo che l'unione, i nuovi inizi sono già raggiunti, l'equilibrio è già stato raggiunto, perché c'è la saggezza che ha portato proprio a compimento questa parte. E quindi c'è la manifestazione, la completezza, la manifestazione. Il femminile sta mettendo in ordine tutti i puzzle della sua vita e vedrà l'immagine, diciamo, abbastanza completa. Ecco, non possiamo dire che non abbiamo risolto tutto, ma cominciamo proprio a vedere già l'immagine che viene proiettata dal puzzle, da tutti i pezzi che stanno andando al loro posto, perché il lavoro è stato compiuto. E quindi, allora andiamo a vedere un attimo ancora per il maschile, per il femminile, l'oracolo delle rose. Vediamo per il maschile cosa ci sta dicendo. Allora, sì, play. Ok, qua l'energia del maschile si sta alzando, ha capito, ha contattato la sua luce e adesso le energie sono alte perché sente la sua anima. Finalmente, come dire, non è più così serio, nel senso di non è così pensieroso, così un po' scuro, ma ha imparato a proprio contattare la sua parte migliore, quindi c'è l'anima che sta alzando le vibrazioni. E il femminile può invece prendersi una pausa. Basta fare tutto, perché questo che ti stai dicendo è un lavoro di una vita, hai fatto il lavoro grosso, adesso prenditi una pausa, prenditi un momento di tranquillità. Infatti qua c'è la calma, anzi non è che viene presa, ma viene di rimando proprio perché si è lavorato tanto, l'equilibrio è stato raggiunto, l'armonizzazione è stata raggiunta e quindi c'è il momento di tranquillità. È un lavoro di una vita, ma il grosso è stato proprio sciolto, diciamo, sì, è stato risolto. Ce l'avevo questa carta, sì, era la saggezza. Perfetto, io direi prendiamo ancora una carta del cuore per il maschile e una carta del cuore per il femminile, poi possiamo dire che questa settimana vedrà veramente delle meraviglie, proprio perché le energie si stanno alleggerendo. Notate che le energie sono sempre più leggere, leggere sia per il femminile che per il maschile, quindi vedete che c'è un rispecchiarsi delle due polarità in maniera sempre più allineata. Allora, maschile, un messaggio per te. Sto pensando a te in questo momento. Il tuo amore per me è luce. Io ti amo. Questo è il maschile. E il femminile? Al di là di quello che state proiettando, le qualità che noi ammiriamo nell'altro sono qualità che entrambi possediamo nello stesso momento. Quello che non ci piace dell'altro è il nostro riflesso. Quindi qua bisogna, il femminile prende consapevolezza che tutta la sua realtà è la sua proiezione. Quindi c'è un senso di completezza. Questo non è un invito, ma è una consapevolezza. Il femminile ha raggiunto questa consapevolezza che tutto quello che proietta nella sua vita è parte della sua energia. Quindi c'è proprio il senso di un femminile che ha completato, ha portato a completamento una situazione e ovviamente vedremo molto molto presto, diciamo, le manifestazioni. Ovviamente con i tempi, ricordiamocelo, con i tempi dell'anima, senza controllo, con grandissima gratitudine e riconoscenza, ma abbiamo le manifestazioni che arriva. C'è un nuovo inizio che si manifesta e il maschile ci sta dicendo che ha vinto al lotto proprio animicamente, ha scoperto quello che è il suo centro, la sua luce e adesso c'è l'esplosione di un maschile che manifesta anche proprio, diciamo, agli occhi degli altri, quindi non è solo più un qualcosa che viene riconosciuto dalle due fiamme, ma è un qualcosa di riconosciuto da tutti. Ultimo consiglio degli angeli. Vediamo un po'.
Fiamma gemella, guardalo qua. Il maschile ha completato proprio la sua consapevolezza. La risposta alla tua domanda riguarda una relazione sentimentale basata sulla spiritualità e l'amore ai massimi livelli. Quindi vedete che il maschile ha raggiunto la sua consapevolezza. Guardate qua, pazzesco. E qua c'è chakra del terzo occhio. È sicuro per te visualizzare l'energia dell'amore in tutte le sue forme, come gli angeli, le aure e le visioni. Qua c'è un femminile che ha raggiunto, diciamo, proprio il suo potere interiore. Il potere dell'anima è stato toccato, il femminile è proprio piena imperatrice, regina del suo potere, nel pieno del suo potere. Allora, carissimi, carissime, divine, divine, vi saluto, vi do un appuntamento alla prossima lettura, un abbraccio a tutti, a presto.